Benvenuti a Buio in Sala numero 190, una puntata da seguire con particolare attenzione, non soltanto perché andremo a parlare di Amazing Spider-Man 2, il potere di Electro e di tutti i film al cinema legati a questo supereroe famosissimo della Marvel Comics, ma anche perché nel corso della puntata ci sarà una domanda a cui dovrete rispondere inviando un SMS al numero 333-3580627 con cui avete la possibilità di vincere un buono sconto per entrare a vedere i magnifici film in programmazione nel circuito The Space Cinema di Lamezia Terme. Per quanto il termine cinecomics sia stato coniato negli anni 2000, i film sui supereroi hanno cominciato a circolare in sala molto tempo prima, quasi 30 anni prima. Andiamo infatti nel 1977 e troviamo negli schermi il film L'Uomo Ragno con il supereroe della Marvel Comics interpretato da Nicholas Hammond. In realtà il film era soltanto il collage di tre episodi di un serial TV riassemblato e proiettati nel cinema per dare vita alle gesta del più famoso supereroe di tutti i tempi. Dobbiamo aspettare però il 2002 perché Spider-Man, come viene chiamato oggi l'Uomo Ragno con il nome originale, arrivi con tutta la sua spettacolarità volteggiando tra i grattacieli di Manhattan. It wasn't always like this. There was a time when life was a lot less complicated. Can I take your picture for the school paper? Sure. In this lab, we have 15 genetically enhanced super spiders. There's 14. One's missing. Peter, are you all right? I'm fine. Pete, look, you're changing. I know I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly. Wow. Peter, may I introduce my father, Norman Osborn? Great honor to meet you, sir. Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something of a scientist myself. What the hell was that? Whatever it is, somebody has to stop it. With great power comes great responsibility. This is my gift. Wow. It is my curse. Who are you? Who am I? I'm Spider-Man. Do I get to say thank you this time? Too much. You're not Superman, you know. Peter Parker è un giovane studente di college non particolarmente brillante che vive assieme agli amati zii ed è segretamente innamorato della bellissima rossa Mary Jane Watson. Durante una visita ad un laboratorio, il giovane viene morsicato da un ragno che ha fatto da cavia per numerosi esperimenti. E il giorno dopo Parker vede la sua massa muscolare aumentare imprevedibilmente, la miopia scomparire, i cinque sensi acuirsi e si rende conto di poter lanciare dai polsi delle resistenti ragnatele, ma purtroppo per lui le dura poco. Lo zio viene infatti ucciso durante una rapina.
Sconvolto dal dolore e desideroso di mettere a frutto i suoi poteri senza svelare la sua vera identità, si disegna un costume rosso-blu con l'effigie di un ragno. Spider-Man è finalmente nato. Frutto di anni e anni di dubbi, ripensamenti, riscritture della sceneggiatura e dalla ricerca affannosa del cast, ma soprattutto del regista adatto, Spider-Man è un film entusiasmante e al tempo stesso discontinuo. Approda in sala nel 2002 con la regia di Sam Raimi, la nascita del mito che si prende delle libertà rispetto all'originale del fumetto è necessariamente lenta e ragionata e pone le fondamenta per gli sviluppi che seguiranno, mentre la seconda parte della pellicola, caratterizzata fra lo scontro con l'eroe Goblin, nemesi storica, è assolutamente spettacolare. Felice poi la scelta del cast, Tobey Maguire, di certo non un bello da copertina, è perfetto per interpretare il nerd sfigato Peter Parker, Kirsten Dunst, una Mary Jane dolce, ma risaluto al tempo stesso, in William Dafoe si dimostra un villain di spessore. Attorno ad essi poi un vario gruppo di ottimi caratteristi e tanti camei di gran pregio che permettono al film di cambiare registro da un momento all'altro. Sullo sfondo una New York non pacificata e ancora terrorizzata dall'11 settembre del 2001, mai come adesso Spider-Man è non soltanto un supereroe con super problemi, così come recita il motto della Marvel Comics, ma l'ultima speranza per una nazione allora allo sbando. Sam Raimi, che aveva già una certa esperienza nell'ambito supereroistico, avendo diretto Darkman, un film da un fumetto cult, riesce a fondere nella sua opera l'amore per il fumetto originale con l'originalità e l'eclettismo che ha contraddistinto la sua carriera cinematografica, e con l'aiuto di ottimi effetti speciali confeziona un pregevole blockbuster capace in alcune sequenze, come quella del bacio tra Spider-Man e Mary Jane o quella del salvataggio in extremis di quest'ultima, di restare indelebilmente impresso negli occhi e nel cuore del pubblico. Qualunque cosa io faccia, qualunque sforzo io compia, Spider-Man ha ucciso mio padre. Devo vederlo annientato. Sono le persone che amo che devono sempre pagare. Non posso continuare a pensare a te. Sto per sposarmi. Io voglio avere una vita mia. Spider-Man. Non lo sarò mai più. Signore e signori, oggi assisterete alla nascita di una nuova fonte di energia. Sono contenta di averti visto, Peter. Tu fai le fotografie a Spider-Man. Dov'è adesso? Secondo me c'è un eroe in tutti noi. Anche se a volte dobbiamo rinunciare alla cosa che desideriamo di più. Dietro la maschera. Bigger, faster, better. Coinvolgente caleidoscopio di emozioni, la seconda puntata del supereroe piumato ai botteghini migliora. Infatti nel 2005 arriva Spider-Man 2, seconda parte della trilogia firmata da Sam Raimi. E laddove era possibile il già ottimo primo episodio, si propone come rare esempio di blockbuster d'autore, in uno scenario segnato dalla sistematica crisi di idee e contenuti in cui versava l'attuale cinema di intrattenimento made in Hollywood. Sam Raimi, il regista, ha lavorato di fino sui personaggi e ha cesellato con maggiore perizia rispetto al primo episodio le caratteristiche psicologiche degli stessi, amplificando i problemi che affliggono Tobey Maguire, ovvero Peter Parker, imbranato e combattuto tra l'amore per la non eccessivamente bella Kirsten Dunst e per il dovere di supereroe. Anche il tenebroso Jess Franco fa il suo lavoro, dilaniato dalla sete di vendetta per il padre e il sentimento di amicizia per il nostro eroe. Meno felice forse, almeno in questo scenario, l'ha scelto di Alfred Molina come villain, interpretando il Dottor Octopus. Infatti Doc Ock è indubbiamente un cattivo efficace, ma l'idea che l'attore sia costantemente fuori ruolo perdura per tutta la durata della pellicola. In ogni caso il meccanismo ideato dagli sceneggiatori è pressoché perfetto, non ci sono sbavature né momenti morti, e questo è merito anche di un montaggio eccelso. Tutti i nodi vengono al pettine, ma rimaneva sempre tanta carne da cucinare. Secondo me c'è un eroe in tutti noi. È lui che ci dà forza, che ci rende nobili.
Anche se a volte dobbiamo rinunciare alla cosa che desideriamo di più. Parker! Dove sei stato? Sei in ritardo. Sei sempre in ritardo. Licenziato. Peter, i tuoi voti sono in costante declino. Hai sempre un aspetto esausto. Lo so, io ci provo. Ma dove sei stato? Non mi richiami? Ho avuto un po' da fare. A fotografare i tuoi amici? Spider-Man ha ucciso mio padre. Qualunque cosa io faccia. Tu mi ami o no? Qualunque sforzo io compia, voglio Spider-Man morto. Sono le persone che amo, quelle che devono sempre pagare. Non posso continuare a pensare a te. Sto per sposarmi. Io voglio avere una vita mia. Non sarò più Spider-Man. Sembri diverso. Mi lasciavo sopraffare dalle situazioni. C'erano cose che credevo di dover fare. Ora non. Sono felice di averti visto stasera, Peter. E adesso il clou della serata. Octavius renderà la Oscorp famosa come mio padre non aveva mai neanche sognato. Lo scienziato pazzo si è trasformato in una specie di mostro. Quattro braccia meccaniche sono saltate dal suo corpo. Tu fai le fotografie a Spider-Man. Dov'è adesso? Infuria la tua realtà verso Spider-Man e non verso il tuo miglior amico. Porta Spider-Man da me. Dove lo trovo? Peter Parker. Trova Spider-Man se non vuoi che la scortichi viva. Qui succedono cose più grandi di te e di me. C'è dietro la maschera. Tecnicamente Spider-Man 2 è poi ben fatto, anche se non presenta supremi vertici nel campo degli effetti speciali. I personaggi sembrano ancora leggermente appiccicati al fondale e qualche animazione appariva legnosa, pur rimanendo sempre e comunque dalle parti della pregevolezza. In ogni caso è sempre a sorpresa per i fan e per i critici del cinema. Spider-Man 2 ha segnato uno spartiacque netto rispetto al passato. Dopo Spider-Man 2 infatti tutto sanno tutti di tutti, e nonostante il finale del film metta lo spettatore in grado di immaginare cosa possa succedere nel terzo e conclusivo capitolo della saga atteso per il 2007, il balzo in avanti compiuto in questo episodio permette di essere già ansiosi per sapere come andrà a finire. Insomma, Spider-Man 2 era finalmente un blockbuster d'autore. Thank you.
e arriviamo al 2012. La vita per Peter Parker è diventata meravigliosa. Ama ricambiato Mary Jane Watson, idolatrato dalla popolazione e dalla stampa, e nessun cattivo sembra potergli resistere. Le cose cambiano però quando un meteorite caduto nei pressi di New York emerge un parassita che si insinua nel suo costume. Allora lo sgradito ospite, che è un simbionte, ha la capacità di scavare nell'animo degli eroi e di farli mostrare il suo lato peggiore. Intanto nuovi e vecchi nemici si dimostrano più pericolosi del previsto ed anche Mary Jane, delusa dal comportamento del nuovo Peter Parker, lo abbandona. Il dubbio rimaneva allora spontaneo: riuscirà a Spider-Man a sconfiggere gli avversari, a riconquistare il cuore dell'amata? Spider-Man 3, il capitolo conclusivo della trilogia firmata da Sam Raimi, è bello ma con molte riserve. Infatti il film è un grande spettacolo capace di colpire cuore ed occhi, ma il perfetto mix di azione, ragione e sentimento ottenuto da Sam Raimi con il secondo episodio non si è ripetuto per questo terzo. Infatti per tutta la durata della pellicola permane sottesa la sensazione che la sceneggiatura di Alvin Sargent non riesca a stare dietro alla quantità di personaggi e situazioni che il film vorrebbe proporre. Due donne per il supereroe e ben tre super cattivi di spessore forse erano troppi per un solo film, e malgrado una non irrilevante durata dello stesso, alla fine la visione si è colti da un sentimento contrastante. Certo, lo spettacolo non manca, alcune sequenze lasciano a bocca aperta e con il fiato sospeso, ma si prova anche un vago senso di incompiutezza per quello che poteva essere e invece non è stato. Spider-Man 3 è quindi senza dubbio uno dei più spettacolari film di ogni tempo. Infatti le sequenze che vedono protagonisti Sandman, l'uomo sabbia, e Venom, il simbionte cattivo, quella con la gru impazzita, o anche il lungo combattimento finale con Peter e Mary Jane dolcemente sdraiati su una ragnatela, sono momenti di grandissima intensità emotiva ed indubbio fascino visivo. Dimmi che mi ami. Ti amo da impazzire. Chiederò a MJ di sposarmi. Oh, dalle questo, è l'anello che Zio Ben dette a me. Sapevi che sarebbe accaduto! Ascoltami! Non ho ucciso tuo padre! Cos'è successo fra voi due? È complicato. Odio queste cose! La vendetta è come un veleno che ti invade tutto. Ti trasforma in un essere spregevole. Questo costume da dove spunta? Questa sostanza sembra essere un parassita, amplifica l'aggressività. Sembra che gli piaccia a tutti. Ti trovo bene, Spider-Man. Bello il tuo nuovo costume. Il potere fa stare bene. Sono preoccupata per te. Non mi serve il tuo aiuto. A volte tutti hanno bisogno di aiuto, Peter, perfino Spider-Man. Che cosa ti è successo? Non lo so, ma devo fare in modo che finisca. Parker! Ho fatto cose terribili. So che troverai il modo di rimediare. Attento! Ehi, Parker! Questa potrebbe essere la fine di Spider-Man. Mi serve il tuo aiuto. Dobbiamo perdonarci a vicenda, o tutto ciò che siamo stati non avrà più senso. Okay.
Purtroppo però Sam Raimi, forse stressato dalla responsabilità di dirigere il film più costoso di tutti i tempi con i suoi oltre 250 milioni di dollari di costo, ha pasticciato un po' con lo script e con i personaggi e il risultato finale è inaspettatamente discontinuo. Dopo la trilogia era previsto un reboot, ovvero una rinascita del supereroe al cinema, sempre con la firma di Sam Raimi, che però dopo poco abbandonò la nave. Fu perciò necessario per i Marvel Studios affidare il nuovo film di Spider-Man ad un nuovo regista. Ci ha pensato nel 2012 Mark Webb. Super agenti di New York contro un tizio in calzamaglia. Ho capito bene? E proprio questo giovanotto, che aveva già diretto il pregevole 500 giorni insieme, è stato affidato l'arduo compito del reboot di un prodotto cinematografico del quale si era già pienamente soddisfatti grazie alla trilogia di Raimi che abbiamo appena visto. Inutile quindi mettersi a fare un calco, difficile evitare le sovrapposizioni dato il comune testo di partenza, ovvero il fumetti. Allora che cosa fare? Si è ben pensato quindi di partire da un altro testo originario, ovvero non lo Spider-Man del fumetto classico, bensì lo Spider-Man dell'universo Ultimate, ovvero un universo creato sempre dalla Marvel Comics ma parallelo e leggermente differente a quello classico, che strizzava l'occhio alle nuove generazioni. E la risposta va anche cercata nel poster di Einstein, che campeggia in casa di Peter Parker e reca la famosa frase secondo la quale l'immaginazione è più importante della conoscenza. Poco importa, quindi, sembra dire Mark Webb, se la storia è nota. Si può quindi reinventare ogni cosa. Non è una vita facile. Mi sono fatto dei nemici. Nemici potenti. Ho messo in pericolo coloro che amo. Ma l'unica cosa che mi perseguita da tutta la vita è scoprire la verità sui miei genitori. Sei un ricercato, Peter Parker. Non crederai a quello che dice la polizia, vero? Mio padre ha 500 uomini che ti cercano. 500? Mi sembra un tantino eccessivo. Senti, se devi rubare una macchina, non ti vestire da ladro di macchine. Hai scoperto il mio punto debole. I coltellini. Tu chi sei? Ci racconti un po' di sé, Mr. Parker. E cosa fa tuo padre, Peter? Non ho mai conosciuto mio padre. I miei se ne sono andati quando ero piccolo. Peter, un giorno capirai. Hai detto al ragazzo la verità su suo padre? Dottor Connors, sono il figlio di Richard Parker. Se vuoi la verità sui tuoi genitori, Peter, vieni a cercarla. Sei pronto a interpretare Dio? C'è stato un attacco biologico su New York. Peter, i segreti hanno un costo. Devo fermarlo. Credi che quanto ti è successo, Peter, sia stato un incidente? Ma tu hai un'idea di cosa sei veramente? E
lo Spider-Man di Mark Webb verso la fine tornerà su questo concetto durante una lezione scolastica, quando si premurerà di ricordare che c'è chi sostiene che al mondo esistano soltanto una decina di storie, ma forse ce n'è una soltanto che coincide con la domanda identitaria, ovvero chi sono io. Mark Webb e gli sceneggiatori immaginano allora un Peter Parker un po' differente dal precedente, non più un emarginato ma un ribelle, quasi uno snob in erba che non viene morso per caso ma va di sua iniziativa là dove l'impossibile può accadere, che quasi sperandole non teme la propria trasformazione ma ne è immediatamente soddisfatto e consapevole. Non sono sfumature proprio perché ridefiniscono l'identità del protagonista, di fatto ridisegnano completamente il quadro complessivo. Al romanticismo, all'aspetto ludico e all'immaginario cartaceo del film di Sam Raimi, nel senso della carta dei fumetti ma anche di quella fotografica e di giornale, si sostituisce allora una visione attualizzata, meno tormentata ma molto più realistica, in cui immaginario di riferimento è esclusivamente cinematografico e nemmeno tanto più retro. Sfortunatamente però in questo film le idee visive scarseggiano, se si eccettua il passaggio forse volontariamente ridicolo delle squame del branzino alla pelle del Lizard, il gigante distruttore villain di questo film, o la scena dell'infilata di Gru che vorrebbe dare un senso al 3D, ma occorre accantonare ogni confronto con il pregresso oppure non si uscirà dalla spinare ingannevole della falsa riga. Amazing Spider-Man dunque, ma amazing, ovvero spettacolare, è forse una parola grossa che non calza bene al film in questione, ma Spider-Man ha avuto tante vite e il suo giro dentro il costume rosso-blu in fondo se lo è meritato anche Andrew Garfield, ovvero il nuovo Peter Parker. Tutti i giorni mi sveglio sapendo che più gente cercherò di salvare, più nemici mi farò. Ed è solo questione di tempo prima che mi scontri con chi ha più poteri di quanti io possa sconfiggere. Scusami, ho fatto tardi. Problemi di traffico. Questi problemi di traffico hanno a che fare con, non so, con qualcuno che ti spara addosso? Sì, certo, hanno a che fare, sì. Peter Parker. Harry Osborn. È meglio che tu dia un'occhiata. La Oscorp ti tiene sotto controllo. Perché? Questa è la domanda del giorno. C'è qualcosa che non mi stai dicendo, zia May. Una volta ti dissi che i segreti hanno un costo. Anche la verità. Mi chiamo Richard Parker. Ho scoperto l'uso che la Oscorp intende fare delle mie ricerche. Io ho la responsabilità di proteggere il mondo da quanto so che sarebbero capaci di fare. Ma che cos'è? Il futuro. Noi possiamo cambiare il mondo. Che ne facciamo di Peter? Non tutte le storie hanno un lieto fine. È una cosa più grande di te. Io ho fatto una scelta. Questa è la mia strada. Presto tutti in questa città sapranno cosa si prova a vivere in un mondo senza potere, senza pietà, senza Spider-Man. E arriviamo ai giorni nostri, è in sala dove è presente The Amazing Spider-Man numero 2, Il potere di Electro, sempre con la regia di Mark Webb. Ormai a suo agio nei panni di un supereroe part-time, Peter Parker si trova in un impasse con Gwen Stacy, la fidanzata. Nonostante i tentativi, non riesce a stare lontano dalla ragazza di cui è innamorato, ricambiato, come il padre gli aveva chiesto di fare alla fine del film precedente. E quindi il terrore di vederla partire verso un altro paese per motivi di studio non fa che peggiorare la situazione. Intanto il suo vecchio amico Harry Osborn torna in città per vedere il padre morire e prendere il suo posto a capo della società di famiglia, ma non solo.
Tra i tre ragazzi si inserisce poi Max Dillon, un anonimo impiegato della Oscorp che in un incidente dota del potere di controllare dell'elettricità. È una vita remissiva della devianza mentale giusta per mettere tali capacità al servizio degli scopi peggiori. Arrivato allora al secondo capitolo, lo Spider-Man nella versione di Mark Webb comincia a prendere una forma più definita. Infatti ora è evidente quale sia il suo arco narrativo, ovvero come sia trattato e che tipo di evoluzione avrà il personaggio nel corso dei futuri diversi episodi. Non più quindi franchise potenzialmente infinito, ma una serie limitata in cui iniziare e finire lo sviluppo del personaggio nelle modalità inaugurata proprio dal Batman di Christopher Nolan. Annunciato dalla grafica d'apertura fatta di ingranaggi di un orologio da polso e chiuso tra i veri ingranaggi dell'orologio della torre, il potere di Electro Amazing Spider-Man 2 tiene sotto traccia il tema del tempo, elemento chiave della storia dell'Uomo Ragno, che tra tutti i supereroi è quello che più fatica a conciliare la doppia identità, finendo per essere sempre in ritardo su tutto. E qui un filtro scelto per guardare l'adolescenza. Tutti e tre protagonisti, i giovani infatti parlano, hanno a che fare, gestiscono o non riescono a gestire il tempo. In questo modo Mark Webb cerca di nuovo di spostare l'attenzione del superomismo in sé con i problemi che porta, che caratterizzava la precedente versione di Sam Raimi, verso temi più personali che in anni di sovraesposizione di supereroi al cinema possono differenziare il suo. E ovviamente l'amore adolescenziale è il più evidente di questi temi. In effetti, quando il film si muove in territori familiari, al regista di 500 giorni insieme sembra guadagnare in respiro, mentre langue nelle diverse scene in cui tenta invano di portare avanti trame d'avventura o d'intrigo, facendo allungare di molto la durata. Come stai? Non so che mi sta succedendo. Sì, lo vedo e ti credo. È strano. Questa forza che ho una tale rabbia dentro. Capisco, scusa. Capisco che non vorresti essere qui, che sei spaventata, che non sai che ti sta succedendo e che non vuoi fare del male a nessuno. Andrà tutto bene. Ho una traiettoria di tiro. Non voglio più che mi sparino. Non ti spareranno. Ehi ragazzi, questo è il mio amico Max. Ti ho parlato di Max. Che nessuno spari a Max. Max. Ecco, siamo solo io e te e sì. Chiacchieriamo. Resta dove sei, resta lì, sta attento. La grata con tutta quell'elettricità. Anche io. Volevo che si accorgessero di me. Se fa una mossa, sparate. Perché non vieni con me? Ok. Andiamo a parlare da qualche parte, lontano da tutta questa gente, ok? Sì, d'accordo. No, no, fermi! È evidente quindi che la storia tra Peter e Gwen riceve un'attenzione superiore alle normali linee romantiche dei film d'azione, abbia una diversa centralità e una forza non comune, una che fa apparire il resto come un corollario a queste parti e non viceversa. Il molto criticato poi approccio hipster ai personaggi diventa quindi un punto di forza, attualizzazione di dinamiche eterne portate avanti con abilità e non meno espediente di costume. Liquidato poi l'ingombro della narrazione delle origini del personaggio, già fatto nell'Amazing Spider-Man 1, è decisamente più agile nel montaggio delle diverse storie. Il potere di Electro Amazing Spider-Man 2 appare dunque più riuscito del suo predecessore nell'affrontare la propria reale natura, ovvero quello di essere un teen movie. Anche la tematica del tempo che sfugge appare più sensata se vista come un'altra lente attraverso la quale parlare dell'essere giovani, al pari a dell'uso poco standard di una colonna sonora peculiare che nei momenti migliori si fonde con le immagini, mescolando il proprio ruolo con quello degli effetti sonori. Ed è infine molto apprezzabile come la versione di Mark Webb di film in film replichi sempre di più le modalità narrative, se non proprio i luoghi comuni dei fumetti originali. Infatti si vede dall'entrata in scena dei personaggi nuovi interpretati da Paul Giamatti e Jamie Foxx e da come sono disegnati dagli scenografi, nonché da un adorabile atteggiamento fumettoso da altri tempi che fa parlare gli scienziati con un primitivo accento tedesco. Si sofferma su pose classiche come la mano del morto che rivolta verso l'alto che tiene stretta un oggetto fondamentale. E come detto in apertura, passiamo adesso alla domanda che vi permetterà di vincere un buono sconto per entrare a vedere i film dello Space Cinema del Due Mari di Lamezia Terme. E la domanda è la seguente: come si chiamano i due autori del fumetto originale di Spider-Man? Inviate le vostre risposte al numero 333-3580627 per SMS e i primi fortunati saranno invitati a partecipare alla visione dei film in programmazione al circuito The Space Cinema con un buono sconto di soli 4 euro. Inviate subito da adesso le vostre risposte.
Thank you.